quando si comincia a leggere il fortunato romanzo d'esordio dell'inglese Stuart Tarton, si ha la sensazione di trovarsi immersi in un gioco di specchi che disorienta. A uno sguardo più attento, però, ci si accorge che alla fine tutto quadra e che ogni dettaglio si incastra alla perfezione. Sono diventato lentamente matto per 3 anni, credo. Ho cominciato con l'assassinio e ho pianificato questo omicidio per 3 mesi prima di scrivere una parola. La grande parte di questa pianificazione era far bene l'omicidio, perché io ho un detective che viaggia nel tempo. Le 7 morti di Evelyn Hardcastle è la storia di un uomo senza qualità, Aidan Bishop, che ha perduto la memoria e finisce per ritrovarsi in un'avventura più grande di lui. La sua ricerca dell'assassino di Evelyn, figlia dei coniugi Hardcastle, si svolge tra le stanze di una tenuta, Blackheath House, dove viene commemorato un altro omicidio avvenuto 19 anni prima. Io sono cresciuto leggendo Agatha Christie, come te, e tutte le volte che aprivo uno di quei libri avevo l'impressione che fosse un gioco, che lei stesse giocando contro di me. Lei ti dava tutti gli indizi e poi diceva: sei più intelligente di me, sei più furbo di me, vediamo, lo puoi risolvere. E io volevo fare la stessa cosa, io volevo che ogni lettore sentisse di giocare con me. Il protagonista ha 8 giorni per risolvere il mistero della morte di Evelyn, che si ripete ogni sera alla stessa ora e con le stesse modalità. Un vero e proprio rompicapo, un marchingegno infallibile quello creato da Tarton, che mostra il debito più grande nei confronti di Agatha Christie e Franz Kafka. La cosa che adoro di Kafka è l'ambiente dei suoi libri, l'atmosfera che riesce a creare. È il modo in cui tutti nel mondo che lui crea sanno di più del protagonista e sono costantemente alla ricerca di stare al passo. Sembra praticamente impossibile riuscire a risolvere l'enigma prima delle ultime pagine. Eppure Tarton, che è già alle prese con il suo secondo romanzo, ci confessa che qualcuno ci è riuscito. Una lettrice in America, negli Stati Uniti, ci è riuscita, ha risolto l'80% dei misteri del romanzo. Davvero molto brava. C'è una parte di dialogo all'inizio del libro dove uno dei personaggi praticamente ti dice chi è l'assassino. Who the murderer is.